Ciao ragazze, allora oggi sono qui dopo tanto tempo per fare un video diverso dal solito perché è un video haul. Un video haul in cui vi faccio vedere delle cosine che ho preso da Tiger, una cosina da H&M e una da Zara. Volevo iniziare a fare questo genere di video perché mi piace molto guardarle da altre youtuber e quindi spero che piacciono anche a voi miei. Inizio subito a farvi vedere cosa ho preso da Tiger. Questa è la bustina che mi hanno dato. E ho preso delle cosine per la casa. Allora, prima ho preso questo qui, che praticamente è, magari se lo faccio vedere al dritto, è uno spruzzino per il limone, vedete? Va inserita questa parte qui, cioè va tagliato la parte sopra del limone, va inserita questa parte qui all'interno del limone e poi con lo spruzzino. Voi potete usarlo per spruzzare il limone nell'insalata, nelle vostre ricette. È comodo, è carino e poi è molto originale, quindi è carino anche da portare a tavola. Questo qui, e non mi ricordo il prezzo, ma mi sembra sui 3 euro. Comunque vi lascio tutti i prezzi, magari ve li scrivo qui sopra nel video e anche sotto nell'info box. Poi ho preso. Mi serviva per pesare gli alimenti una bilancina, l'avevo vista sul sito, ci sono in viola, nero e verde, mi sembra, non sono sicura del verde, però io avendo tutta casa bianca, nera e sul grigio, l'ho presa così, quindi nera, è piccolina perché è quanto la mia mano, è digitale. Praticamente vanno le batterie qui dietro, comunque già le trovate nella bilancina quando la comprate. E il massimo inizia a pesare da 2 kg e va accesa qui con questo tastino al lato. Vedete? È molto carina, come ho detto è piccoletta, quindi non ingombra tanto in casa. E poi il design è semplice, moderno, quindi va benissimo. Questa l'ho pagata 8 euro. Poi ho preso questo che c'era sia per l'iPhone che per il Samsung. Questo qui è il cavetto praticamente che va attaccato al caricatore per il cellulare. Ecco la gattina. Questo qui. È semplice, veramente l'ho preso perché pensavo fosse elastico e invece no, non è elastico, però comunque è molto lungo, lungo, lungo. E c'era verde, arancione, viola, altri colori, ce n'erano tantissimi. Praticamente vi faccio vedere, comunque, ecco, questo è il caricabatterie della Samsung. Questo va inserito qui, comunque già lo saprete sicuramente come semplice caricabatterie. E questo qua va attaccato al cellulare. Anche questo mi sembra sui 3 euro. Infine, da Tiger, l'ultima cosina. C'erano tantissime cose per Halloween, visto l'imminente arrivo. A me serviva un vassoio, così per portare le bevande a tavola, il caffè. E c'era questo che era molto originale. Vedete? Tutto nero con gli occhietti del fantasmino. E dietro è semplicissimo, così in alluminio. È molto carino. Di questa fantasia c'erano i bicchierini, e le scatoline lattice. C'erano tantissime cose per Halloween, molto, molto carine. Anche l'alzatina in cartone era carissima, carinissima. Però non l'ho presa perché comunque io non faccio nulla per Halloween. Mi piaceva solo il vassoio. E anche questo sui 3 euro comunque. Questo qui. Con Tiger ho finito perché ho preso pochissime cose, non è che ho preso tantissime cose, però da H&M, no, da Zara invece ho trovato un maglioncino in offerta. Siccome Zara è un po' cara con i prezzi, ho girato, sbirciato un pochino e ho trovato questo qui che alla fine ho preso e anche un altro maglioncino che era carinissimo, bianco. Semplice e veniva sui 12 euro e stava anche molto bene addosso, però alla fine mi è piaciuto questo e ho preso questo qui. Ve lo faccio vedere.
Come vedete, è più corto davanti, ma di pochissimo, e più lungo dietro. È semplice, semplice, grigio, con lo spacco a V, con lo scollo a V. E qui sulle maniche è cucito qui, questa cucitura qui sulla spalla, e ha le maniche così semplici. È leggero, cioè non è pesante, è adatto per adesso, per questa stagione, che in teoria dovrebbe essere una via di mezzo tra l'inverno e l'estate, invece è ancora estate. Speriamo arrivi l'inverno, anche perché è il suo momento, quindi. Quindi questo qui, semplicissimo, maglioncino. L'unica particolarità, come vi ho detto, è questa qui, che è un pochino più lungo davanti e più corto dietro. Questo qui l'ho pagato solamente 7,99 euro. È un maxi maglione, cioè va portato largo, però a me non piaceva troppo largo, perché io sono formosa e mettendo una cosa troppo larga non mi piace come stava, quindi ho preso la S. Ma anche la M stava bene, era molto più largo, però stava bene. Comunque ho preso una S, vedete, guardate la S quanto è grande. C'era verde, nero e un altro colore, mi sembra senape, quindi 7,99. Poi infine da H&M ho girato un pochino di H&M perché io tempo fa l'avevo presa uguale, solo nera. E mi ricordo che l'avevo pagata 4,99 euro. Invece sono andata da un H&M qui vicino, vicino da me, l'ho vista e veniva 10 euro. Sinceramente per una canottiera mi sembrava troppo, quindi ho aspettato. Poi sono andata a Parte di Roma e l'ho trovata uguale a quella che avevo preso nera, lo stesso prezzo che avevo trovato io nera, quindi 4,99 euro. E anche questa è semplicissima perché è una canottiera bianca, però è lunga, vedete? Lunghissimissima. Praticamente quasi un vestito. E, è semplice, è fatta così a canottiera, quindi dietro in questo modo e davanti allo scollo tondo molto ampio. Queste mi piacciono molto perché le potete mettere sui leggings o se no le potete anche mettere sotto le camicette e sono carine perché sono lunghe, escono fuori dalla maglietta, mi piacciono per questo. E niente ragazzi, vi ho fatto vedere tutto quello che ho preso, sono pochissime cose. Però spero comunque che vi piacciono. Vi faccio vedere un'ultima cosa che invece ho preso da IKEA, che adesso va tantissimo. E è questa qui, la lanternina. L'ho presa nera, ma c'erano tantissimi altri colori. Poi è uscita anche in rosa, in verde chiaro. La volevo da tanto, il mio compagno non voleva farmela prendere, alla fine ha ceduto e l'ho presa. La particolarità è che dentro ho inserito, cioè ho messo tantissime candeline, però quelle finiscono subito, almeno a me durano meno di un'ora. Quindi da cinese ho preso questa. Lo so che non ha lo stesso effetto della candelina vera e propria, perché questa è finta, vedete? Però è carina perché qua sotto vanno le batterie, tu le accendi. E fa quello, cioè, e ha la luce perenne praticamente. Almeno non si consumano 10.000 candeline, dura di più ovviamente, e quando finisce la batteria la ricambi. Io credo convenga di più perché questa qui l'ho pagata 80 centesimi. Se andate a pensare che magari 100 candeline le paghi 4 euro o 3 euro, ma ti durano una settimana o 2 settimane, questa è molto più carina. Poi si spenge e la rimetti a posto. Niente, questo è tutto, spero che questo haul vi sia piaciuto. Se vi piacciono questi video ne faccio altri e vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!